Quando arriva la posta, qua, in prima linea, tutti si avvicinano a quelli che fanno lo spoglio delle lettere. Si sta lì, a guardare e a sentire il susseguirsi dei nomi e, per quanto i nomi vengano letti forte, tutti vogliono piantare gli occhi al di sopra delle spalle dei distributori per leggere il proprio nome prima di sentirlo. È un momento bellissimo, il più bello per chi vive la nostra vita. Una volta avuta la lettera, la prendiamo, la conserviamo gelosamente, guardandola e riguardandola, ritardando il più possibile la sua apertura. Un personaggio sempre atteso, il postino. Posta! 80 anni fa l'Italia era in guerra. Non c'erano smartphone, email, social. E per avere informazioni della tua famiglia, l'unico modo era ricevere una lettera. Confidenze sentimentali, ma non tanto. E una lettera da casa poteva alleviare, almeno in parte, l'angoscia di decine di migliaia di ragazzi destinati all'inferno. Questa serie podcast di Archivio Luce, realizzata da Cora Media, si chiama L'inferno di El Alamein. È letta da me, Pablo Trincia. Corrispondenza cinematografica dei nostri operatori dislocati con le truppe operanti in Africa settentrionale. Siamo in Libia, Nord Africa, all'inizio del 1942. Gli eserciti italiano e tedesco sono impegnati nella riconquista dei territori perduti durante l'ultima controffensiva britannica. I rurali hanno subito issato il tricolore per salutare il ritorno dei compatrioti. Il festoso e commovente saluto dei coloni ai liberatori. Il generale Rommel segue il movimento delle colonne avanzanti. Il 21 gennaio, il generale Erwin Rommel, che la propaganda tedesca ha innalzato a una sorta di eroe mitologico, esaltandone le gesta con l'accattivante nome di La Volpe del Deserto, lancia la sua seconda offensiva contro le forze inglesi, che si dimostrano impreparate. Rastrellamento dei prigionieri. Sono carristi britannici dispersi durante la ritirata. Logorate dagli sforzi che qualche mese prima le avevano portate di nuovo fino alla piazzaforte di Tobruk, per liberarla dall'assedio italo-tedesco. Grossi calibri in azione. L'aviazione spiana la strada alle unità irrompenti. L'avanzata continua. La partenza è fissata per il 21 febbraio alle 9. Il tenente di fanteria Eitel Torelli partecipa alla nuova offensiva. L'autogruppo che ci deve trasportare è costituito da carri di varie portate. Ci sediamo sulle cassette di munizioni perché sono privi di panche. Partiamo e incrociamo una colonna tedesca che ci dà notizie mirabolanti della nuova offensiva scatenata da Rommel. È arrivato da poco in Nord Africa e subisce il fascino, come molti suoi commilitoni, degli Africa Corps di Rommel e delle loro prodezze. Ben presto però si troverà di fronte anche a gesti di tutt'altro tipo. Oggi un soldato rosso di capelli si è procurato da solo una lesione con una bomba a mano. Si è chinato e se l'è fatta scoppiare, di proposito, nella mano sinistra. Gli è rimasto un dito. È evidente l'autolesionismo. Con le truppe italiane che assediano Tobruk. Con l'approssimarsi dell'estate, tedeschi e italiani intensificano le offensive su tutti i fronti. Le batterie entrano immediatamente in azione. Alla fine di maggio, le forze italo-tedesche guidate da Rommel sfondano un'altra delle linee difensive inglesi e avanzano verso Tobruk. Tra i soldati in marcia, oltre ad Eitel Torelli,
ritroviamo gli ufficiali Antonio Airoldi ed Enzo Petrignani, anch'essi in forza alla divisione Trento. Cara zia, ho raggiunto faticosamente la prima linea e preso servizio. Mamma non sa niente del mio arrivo in prima linea. Continuo a scriverle che sono a Tripoli. Ti prego di confermarle queste mie notizie e convincila, se ci riesci, che sono molto lontano da qualsiasi pericolo. La mia vita è molto dura. Dovrei dirti tante cose, ma è meglio tacere. Grazie per quanto fai a favore della mia povera mamma. Iddio ti sarà riconoscente. Un bacio affettuoso, Antonio. Il capitano Antonio Airoldi svolge mansione di collegamento, mentre il tenente Petrignani è alla guida di una lunga colonna di artiglieria che avanza lentamente nel deserto. Un bersaglio facile per gli aerei inglesi. Spesso le ruote affondano nella sabbia. Si avanza faticosamente, ma si va avanti. Il deserto non cambia mai. È sconfinato e sempre uguale, ma è anche bello. Poi all'improvviso ecco che ci piombano addosso. Le macchine si bloccano e via, di corsa. Scendiamo dalle macchine e corriamo sparpagliandoci per il deserto mentre ci passano sopra. Ta-t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 a. È il rumore sinistro della mitraglia aerea. Ho la gola secca. Cerco un riparo nel piatto del deserto. Gli aerei girano e ritornano all'attacco. Non c'è una buca, nemmeno un cespuglio. Dio mio, ti prego. Mi butto per terra. Mi domando se sono ferito, poi mi rialzo. Riesco a trovare una buca e mi ci rannicchio dentro. Ma gli aerei se ne sono andati e non tornano. Mi sono appena reso conto di che cosa può rappresentare a volte per la vita di un uomo un sasso, un cespuglio, una buca. Tutte cose che vediamo ogni giorno, senza notarle. La batteria di artiglieria, guidata da Enzo Petrignani, avanza in prima linea con la fanteria, dove ritroviamo anche il tenente Torelli. Seguiamo i carri a piedi, in formazione a rombo. Ben presto il polverone alzato ci fa procedere a tentoni. Attraversiamo un campo minato nascosto fra l'orzo che sta crescendo, poi di nuovo deserto. Marciamo ininterrottamente con le armi sulle spalle. E alcuni devono trainare il cannone anticarro che pesa 270 kg e solo all'imbrunire ci arrestiamo. Proprio quando abbiamo lasciato da poco gli autocarri in posizione riparata e avanziamo allo scoperto, siamo presi dalle prime cannonate. Gli inglesi picchiano senza interruzione. Dopo alcune ore di avanzamento davanti agli uomini della Trento, si scatena l'inferno. Il fuoco di sbarramento britannico è violentissimo, ma nonostante tutto, come racconta Enzo Petrignani, l'avanzata verso Tobruk prosegue. Andiamo avanti in mezzo ai colpi che scoppiano da tutte le parti. La personalità di ognuno di noi scompare. Non siamo più uomini, ma automi che vanno, vengono. Stanno per terra o in piedi, mangiano, dormono, pisciano e cagano, senza l'ombra di un pensiero o di una volontà, dietro ognuna delle loro azioni. Solo al fischio di un proiettile questi automi, spinti dal puro istinto della conservazione, scattano e riescono, la maggior parte delle volte, a fare l'unica mossa giusta per salvare la pelle. Il 21 giugno 1942, l'inespugnabile Tobruk capitola. Le forze italo-tedesche catturano oltre 30.000 prigionieri e si impadroniscono di un ricco bottino di carburante e rifornimenti. Scrive Eitel Torelli. A noi sembra impossibile, l'irreale. Alle 8 arriva l'ordine di cessare il fuoco. Non è facile descrivere i sentimenti che attraversano tutti noi. In certi momenti siamo tentati di credere che gli inglesi, con la loro nota e insuperabile astuzia, cedano Tobruk per prepararci qualche diabolico tranello. L'eco della caduta di Tobruk è enorme in tutto il mondo. In quel momento le armate di Hitler e Mussolini sembrano inarrestabili. La radio annuncia che anche in Russia l'offensiva dell'asse è ripresa con forza e le truppe del Reich proseguono con la loro avanzata lungo il fiume Don.
le truppe tedesche ed alleate avanzano nella grande ansa del Don. La nostra cavalleria all'inseguimento del nemico, che tenta di scanciarsi dalla morsa delle armate dell'asse. Corrispondenza cinematografica dei nostri operatori al seguito dell'armata italiana in Russia. Dietro le unità celeri si snodano le nostre valorose divisioni di fanteria verso nuove battaglie e nuove vittorie. È un momento euforico, quello della vittoria. La paura, la rabbia e la disperazione lasciano il posto a sentimenti diversi. Dopo aver affrontato come volontario numerose missioni di collegamento in prima linea durante gli scontri per la conquista di Tobruk, il capitano Airoldi si è guadagnato la croce italiana al valore militare e la croce di ferro tedesca. E per una volta il pessimismo e il senso critico che caratterizzano i suoi diari e le corrispondenze lasciano il posto a un sincero entusiasmo. Cara zia, mi hanno dato 2 riconoscimenti al valore e trattato benissimo. Io ho fatto solo il mio dovere e basta. Ho sperato per un po' di tempo di poter rientrare in Italia. Ora però credo che la cosa non sia facile. Spero fermamente di essere tra i primi ad entrare ad Alessandria d'Egitto. Un bacio affettuoso, Antonio. Il primo a sperare di entrare in Alessandria d'Egitto è Benito Mussolini. Il duce in terra d'Africa dedica la sua prima visita ai gloriosi feriti delle ultime battaglie della Marmarica. È arrivato al fronte il 19 giugno nelle retrovie e dopo tante amarezze e delusioni belliche pregusta il sapore di una vittoria trionfale. La visita ai feriti germanici che con fraterno cameratismo si sono battuti fianco a fianco con i nostri soldati. Il morale è alto. I soldati che giungono ora dall'Italia subito dopo la riconquista di Tobruk hanno un'impressione diversa da quella che abbiamo ascoltato sin qui. È il caso del paracadutista ventenne Emilio Camozzi e di un altro suo coetaneo, l'artigliere Giuseppe Santaniello. Ascoltiamo il racconto intrecciato di entrambi, ricavato dai loro diari. Prima il sottotenente Santaniello e poi il sergente maggiore Camozzi. Mangio pane e uva mentre gli altri vomitano. Dopo tante ore di volo, finalmente un pulviscolo d'oro al limite dell'orizzonte. È l'Africa. Lentamente la costa si avvicina, ingrandisce, piglia forma. Si entra nel cielo desertico. È la prima volta che vedo un campo di battaglia e l'abbraccio tutto in uno sguardo panoramico. Carcasse di carri armati, di autocarri, di vetture, la terra sconvolta dalle granate. Un paesaggio molto poco rassicurante. È il primo contatto con la guerra guerreggiata. Nel porto di Tobruk, le navi italiane alla fonda tra le carcasse delle navi britanniche affondate. Maggio e giugno hanno visto qua giù giornate epiche di gloria e di vittoria. Ovunque camminamenti, ovunque automezzi rotti. Pare che il deserto si sia tolta la pelle e abbia messo a nudo tutte le vene di un corpo immenso. Appare il campo, il pilota a terra. Nell'atterrare pare che la terra giri vertiginosamente in preda a un terremoto gigantesco e ti viene incontro, accelera, sta per schiacciarti in un incubo tremendo che ti piglia e ti sospende il respiro. Improvvisamente tutto torna normale, pochi altri sussulti e il motore si spegne. Lo sportello si apre e l'Africa ci saluta col suo vero volto. Un sole che scotta e un terreno che brucia. Il deserto. Atterriamo a Tobruk. Ci dicono di scaricare in fretta la nostra roba, di correre fuori dal campo d'aviazione e attendarsi sparpagliati per mettersi al riparo dalle incursioni aeree che periodicamente gli inglesi eseguono sul campo. Sbarcano nuove armi e nuovi armati per il fronte di El Alamein. Le squadriglie dell'asse assicurano la protezione lungo i 600 chilometri che separano Tobruk dal fronte egiziano. Dopo un'attesa snervante siamo trasportati ad est di Tobruk, ove si fanno le tende in attesa di sapere la destinazione e dove disponiamo di acqua un po' salata, scatolette e biscotti inglesi, limoni, anice, caffè. Si vedono ancora le precedenti postazioni dei bersaglieri della Trento. A sera dormo nella mia brandina e, per la prima volta, sotto il cielo africano, sento gli aerei della RAF che bombardano. Ingegneri telegrafisti stendono linee nel deserto. Le colonne di rifornimento, attraversando 600 chilometri di sabbie ardenti, compiono ogni giorno miracoli di resistenza. E con questa oscura e dura fatica
si prepara alla battaglia di domani, portando ai soldati dell'asse vettovaglie, munizioni, rinforzi e nuove armi. Tuttavia, chi come Mussolini, dopo la caduta di Tobruk, si aspettava una rapida marcia trionfale verso Alessandria d'Egitto, è costretto a ricredersi. Ci sono più di 600 chilometri da percorrere, combattendo, subendo perdite e facendo altri prigionieri. E tutte le unità inglesi che vanno ritirandosi in modo precipitoso stanno trovando rifugio dietro una linea fortificata che è stata appositamente scelta per la sua efficacia strategica. È stretta e corta, tra la costa e una depressione desertica inaggirabile. È la linea di El Alamein. El Alamein. Ho paura che non si riuscirà mai a sfondare. Ho paura che questa sarà la nostra tomba. Quello che avete ascoltato è il terzo episodio dell'Inferno di El Alamein, una serie podcast di Archivio Luce realizzata da Cora Media, scritta da Davide Savelli con la collaborazione di Giorgio Serafini Prosperi, letta da Pablo Trincia. La cura editoriale è di Marco Villa, la produzione esecutiva è di Valentina Meli, la post-produzione è di Roberto Vallicelli. I fonici di studio sono Aurora Ricci e Ruben Stacchi. Per Archivio Luce, la supervisione editoriale è di Chiara Sbarigia ed Enrico Bufalini. Il coordinamento delle ricerche e dei materiali d'archivio è di Cristiano Migliorelli e Nathalie Giacobino. Hanno partecipato Alessandro Tiberi nel ruolo di Enzo Petrignani, Matteo Maffucci nel ruolo di Antonio Airoldi, Peter White nel ruolo di Giuseppe Santaniello, Gemello nel ruolo di Emilio Camozzi e Matteo Cecchi nel ruolo di Eitel Torelli. Si ringraziano Sandra Petrignani, la famiglia Airoldi, la famiglia Santaniello, la famiglia Torelli, l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, Walter Amatobene e il sito congedatifolgore.com e Age Grafico Editoriale, Reggio Emilia.